Simona Ventura su Ilaria Blasi e Francesco Totti. La separazione tra la popolare conduttrice e l'ex capitano della Roma è il gossip del momento. In realtà già qualche tempo fa si era vociferato di una crisi tra i due. Il nome spuntato fuori era quello di Noemi Bocchi, e non è un caso che ora si dica che lui viva proprio con quest'ultima da 2 mesi. Anche per Ilaria Blasi esce fuori un nome, quello dell'ex amici Alessio La Padula, col quale c'è stato uno scambio di like sui social e forse qualcos'altro. In ogni caso, nelle ultime ore a far discutere sono state alcune dichiarazioni di Simona Ventura proprio su quella che fino a ieri era una delle coppie più famose d'Italia e non solo. Oggi la conduttrice dice di essere dispiaciuta per la fine della loro relazione. Ma, quando a febbraio uscirono le prime voci sulle crepe della storia tra i due, il suo intervento non fu molto apprezzato da Ilaria Blasi. Le parole di Simona Ventura, e la reazione di Ilaria Blasi. Simona Ventura sulla presunta crisi tra Ilaria Blasi e Francesco Totti scrisse su Instagram: vorrei dare qualche consiglio non richiesto, dovuto all'esperienza. La separazione è già di per sé un lutto. È dolorosissima. Quella pubblica lo è anche di più. A quelle parole Ilaria Blasi rispose come se fosse la mia migliore amica. Come se vivesse in casa con noi. Boh. Ora Simona dice: Francesco invece è stato molto carino con me, dopo quel post. Ilaria non tanto, ma posso capirlo. In un'intervista al Messaggero Simona Ventura è tornata recentemente sulla separazione tra Ilaria Blasi e Francesco Totti. La separazione porta sconquasso in qualsiasi famiglia, specialmente se ci sono figli. E il fatto di aver cercato una strada per non farli soffrire è lodevole. Comunicarlo è molto utile, perché blocca all'istante le terze, quarte e quinte chiavi di lettura. È un atto di responsabilità. Simona Ventura dice la sua anche sul motivo per cui Ilaria e Francesco hanno formato una coppia, che ha fatto sognare per anni. Perché stavano insieme da tantissimo tempo, e poi lui è il re di Roma. Un calciatore che ha fatto scelte incredibili dal punto di vista lavorativo. Ha rifiutato proposte fortissime, pur rimanere nella sua città. Lui è una bandiera. Poi aggiunge cosa accadrà adesso secondo lei. Se due persone sono intelligenti vanno avanti, e si vogliono bene lo stesso. Si può essere buoni genitori anche se non si è più in coppia. Consigli non ne darei mai, sapranno essere bravissimi. Tutti i segnali vanno in quella direzione. Tuteleranno responsabilmente i loro figli.